so ancora. È successo tutto così all'improvviso. Allora possiamo lavorare. Con la vendita del vulcano entriamo in acqua tranquilla. Dai, brindiamo, facciamo un brindisi, dai. Renato, vieni anche tu. Ma dove sei cacciato? Sì, lo so dove sei cacciato quello. Ci serve un certificato. Insomma, tu dovresti scrivere che il signor Raffaele Giordano, nato a, eccetera, 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 ha presentato domanda di trapianto circa un anno fa, ma che la sua richiesta è andata smarrita. Qui non si tratta di mettere soltanto una firma, cercate di ragionare. Se tu non firmi questo certificato, papà aspetterà anni per il trapianto. Diego, per favore. Lo so. Raffaele, prima o poi questo trapianto lo farà. Ma lo vedi come sta? Come ci arriva di questo passo a quel giorno? Scusate, se permettete io vorrei dire la mia, eh. Perché non ti fanno parlare? Lo sai come vanno certe cose? Trovare degli organi è difficilissimo. Ti prego, Luca, aiutaci. Voi sapete quanto io voglio bene a Raffaele. Però questa cosa io non so, non so. E allora dimostralo. È la prima volta che ti chiediamo un favore. Lo so e me ne dispiace da morire, davvero. Però sinceramente, in tutta coscienza, io questa cosa non la posso fare. Lo posso. Ne confessiamo tante di persone che alla fine impariamo a riconoscere i toni, le sfumature. Lei aveva capito che tra noi c'era stato qualcosa, vero? Sì. Però non giudico. Non tocca a noi giudicare. Comunque, non sottovalutare la misericordia di Dio. Don Antonio, io ai sensi di colpa ci ho fatto l'abitudine. Sono preoccupata per il suo futuro. Che cosa farà? Farà del bene. È l'unica cosa che sa fare. In qualsiasi modo potrà. Io non credo che lei sia così sereno sulla sua scelta come sembra. Io gli voglio bene. E gli vorrò bene qualunque sia l'abito che porta. E anche tu, eh? Non hai mai smesso di volerti di bene. Non sarà mai felice, lontano dalla chiesa. Teresa, il disegno di Dio non lo conosciamo né tu né io. Ma io conosco Salvatore. L'amore vero per lui è quello per il prossimo. Parli col vescovo, Don Antonio, con i suoi superiori. Li convinci. Sono belle. Non sarà facile. Qui non si tratta di ricondurre alla ragione che sono un seminarista. E poi non posso fargli il torto di pensare che stava scherzando. Cambierai idea. Io lo so che cosa pensi. Ci disprezzi. Passare davanti agli altri malati è una cosa che non si fa. Contro la legge, è sbagliata. Alcuni di loro stanno molto peggio di Raffaele.
Allora non stai tanto male. Io non riesco a non pensare che intanto qualcun altro questa cosa schifosa la fa e continuerà a farla. Luca, l'unica possibilità che abbiamo. Ognuno aiuta chi può. Come può. Ma perché non ti aiuta? Lui ti vuole bene. E le persone che mi vogliono bene la pensano così. Perciò non mi aiuta. No, mi dispiace davvero. Mi dispiace sinceramente, ma io non posso. Non posso, non so perché è una cosa contro la legge. Semplicemente io non me la sento di negare a qualcuno una possibilità. Sono solo chiacchiere. Tu allora non hai capito che se Raffaele non guarisce, non potrà più lavorare. La verità è che non te ne frega niente. Rita, per favore, adesso basta, eh. Ho sentito abbastanza. E la cosa si chiude qua. Se Luca ha detto che non può, significa che non può. Chiaro? Oh, abbiamo recuperato il terzo uomo della giunta. Già, bello strapazzato, eh? Invece tu sei integro, eh? Io a volte te non ti capisco. Cioè, non ti capisco mai, ma questa volta ti capisco ancora meno. E se avessi ceduto un'altra e quindi queste non mi interessano? Sta scherzando. E chi è? La conosco? No, non ancora, ma la conoscerai presto. È Cristina, nuova affettuale. No. Beh, devo dire che non hai perso tempo. Beh, allora a questo punto io ritiro tutto quello che ho detto su di te. Vedi che a forza di frequentarmi qualcosa hai imparato. Ma perché ce la metti sempre tutta per renderti insopportabile? Scherzi, mi viene naturalissimo. Vabbè. Comunque non ti avevo ancora detto che sei stato bravo nella fare Marvisi. Beh, devo dire che anche tu con... Monfregola. Monfregola, esatto. Non te la sei cavata mai. Senti... Segnati giorno e ora, perché questa è l'ultima volta che ti farò un complimento. Ho bevuto. Secondo me questo non ti fa niente. Tu sei opore che hai venduto capo al vulcano. Già. Eh? Che è successo? È la cosa più forte che ti può prendere allo stomaco. Tu sei lì. Combatti, lotti. E alla fine vinci. È bello essere il primo della classe. Dai, andiamo a recuperare Renato. Che domani è una grande giornata. Dobbiamo tenerci in forma. Mi fai a bollire l'acqua? No. Ragazzi, scusate, ma in frigo non c'era della bresaola, rughetta e parmigiano? No. Sì, l'ho mangiata io. Era pecorino. Ah, lì da venerdì. Oh, mi raccomando, quando arriva Silvia, nessuna domanda indiscreta. Se le va di parlare, lo fa lei da sua spontanea volontà, ok? Ma eccola, deve essere lei, mi raccomando. Sciolti, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Cosa state facendo? Sono pilati, non so più leggere. Oh, è che ci aveva preso un attacco di fame. Sì, spaghettino aglio e olio di mezzanotte. Tu hai mangiato? No. Allora Silvia, dai, stare a punto di un attimo, eh. Vuoi un po' di birra? È messicana? La smettete sì o no? Io non ho fame, non ho sete, non ho voglia di essere coccolata. Silvia, guarda che non devi mica parlare se non ti va. Ho provato a parlarne. Ho provato anche a nasconderlo. Nessuna delle due cose è servita a niente. Sono sempre la figlia di un prete. Ehi, guarda che noi siamo qua. E tu, a noi, ci sei qui, qui dentro. Questo lo sai, sì? Sì, lo so. Ma mi sento lo stesso come se mi fosse passato sopra un tram. Ehi, ma che fai di comune? Dai che non è successo niente. Grazie, ragazzi. Grazie. Beh, allora, questa pasta la buttate su un no. E tu? Certo. Come è andata la riunione? Benissimo, però non finiva più. A che ore sono? È tardi, Giulia, è tardi. Dormi, dormi. Mi dispiace di averti svegliato. No, non fa niente. Hai visto che hai fatto bene ad andarci? Ah?
Ah, sì. Amore, ti sei fatto bene. Benissimo, benissimo. Buonanotte, amore. Buonanotte, dormi adesso. Disperato. Non riesco a stare più di 24 ore senza di te. Ma che cosa hai portato? Ma veramente io ho comprato soltanto la rosa. I cornetti sono di Michele. Il tè l'ha fatto Guido e i toast... O Sara o Franco. Sara. Franco dà il sostegno morale. Comincio a capire che tipo è. Beh, bevi se no si fretta. Come stai? Stai bene? Benino. Sicuro? Beh, sai, hai avuto coraggio, no? Dirlo così davanti a tutti. Bisogna essere molto forti per affrontare così la verità. Io non ce l'avrei mai fatta. E tu? Beh, in effetti è stato molto coraggioso, sì. Ma tu con Teresa hai parlato poi? Non voglio aprire questo argomento, non mi va di parlarne. Ho voglia di distrarmi un po'. Ah. E che cosa vuoi fare? Esprimi un desiderio. Boh, non lo so, non so. Ah sì, aspetta. Voglio vedere casa tua. Voglio vedere come si riduce un uomo dopo avermi conosciuto. No, non mi sembra una buona idea. Ma perché? È una montagna di piatti sporchi o tonnellate di polvere. Ah, allora ci sei stata. Confessa. Oh, va bene, non fa niente. Allora restiamo qui, no? Io ho bisogno di cocco. Non passa sta radio. Che detto, Rita? E che detto? Rispondi quando parlo. Niente, niente, sono scottato. Buongiorno. Oh, qua ci sta il tavolino, vieni a mangiare, su. No, lo stomaco è chiuso. Giovanotti, non dovete mangiare, sennò vi ammalate pure voi, eh? Senti, ma io a Luca non lo capisco più, non so più che cosa pensare. Io lo capisco invece. Mi pensa alla morale, alla coscienza. E certo, a che deve pensare? Un uomo che si dice tale, la coscienza non se la scorda, perché uno comincia con i compromessi buoni e poi... E poi niente. Che cosa gli abbiamo chiesto? Di diventare un delinquente? Solo un favore. Sentite, ma secondo voi io sono contento di aspettare, eh? Solo che non è giusto che per vederci io devo fregare un poveraccio. Non è giusto. Mi sono diventato mezzo ciecato, ma certe differenze le vedo ancora. E tu, Diego, vai a scuola, andiamo, che è tardi. Perché? Non può sentire quello che stiamo dicendo, eh? E cosa vuoi dire? Che non si deve preoccupare? Che cosa? Voglio dire quello che ho detto. Voglio che vada a scuola, che impari e che capisca come si sta in mezzo alla gente. Insomma, Raffaele, tu mi stai parlando come se io, tua moglie, fossi diventata improvvisamente una schifezza e Luca un eroe. Andiamo, Rita, scusa, mi sto nervoso. Su, come sono sposata Luca De Santis, io? Per favore, un po' di pazienza. Rita, tu sei la luce degli occhi miei, andiamo. Aspetta, amore, i pantaloni. No, dai, lascialo suonare. Oh, aspetta un attimo. Sì. Sì, sì, ho capito. D'accordo, vengo subito. Ma che succede? È un casino, devo andarmene. Come andarmene? Mi lasci così adesso? Sì, ho capito, ma è urgente. Ti giuro che torno subito, okay? Ma non è la stessa cosa. Dimmelo a me. Aspetta, aspetta. Ho qui una cosa per te, un premio di consolazione. Che me ne faccio della consolazione? Io volevo stare qui con te. No. Vedrai che ti piacerà. Quando torno te lo voglio vedere addosso. Oh, mi raccomando, quando lo provi, chiuditi in camera, eh? Ma che cos'è? Tu aprilo e vedrai. Ah, te lo voglio vedere addosso solo io, eh? Posso essere terribile quando sono geloso, eh? Passi un'altra fetta di torta. Ancora? Ma che è stamattina? Beh, io ho ancora fame. Tu no? No, io ho solo un gran mal di testa. Se vuoi ti faccio preparare uno zabaglione. Cosa? Deve essere stata una riunione faticosa ieri sera. Tu hai mangiato per quattro, lui è un mezzo cadavere. Ma praticamente ci siamo stancati
Abbastanza, è vero, fratellino? Posso immaginarlo. Se la deve essere presa. Sai quanto me ne frega? Sì, però anche tu potresti almeno cercare di non ferirla, no? La mia vita privata non la riguarda. Ok, come non detto. E poi dico, abbiamo altro a cui pensare. Tra un po' arriva Marvisi e finalmente incasseremo il suo assegno. Ok. Cioè, vi aiuto? No, grazie. Porti Gianluca al parco. Mamma è andata a fare delle commissioni e più tardi ci raggiunge. Deve essere bello occuparsi dei figli degli... Volevo dire, scusami, quando non hai più figli piccoli. Gianluca, questo giovanotto da bene vorrebbe dirmi qualche cosa e non sa come fare. No, è che sono un po' dispiaciuto. Ma mica perché tu sei la mamma di Silvia, perché tu e lei siete fatte l'una per l'altra. E che adesso mi chiedevo, perché dovrei essere dispiaciuto? Forse per quello che è successo in chiesa. Esatto, perché è stata una sorpresa per me, è stata una sorpresa. Anche se Silvia è così una ragazza, una così brava ragazza che ci si poteva anche arrivare da sole, che era figlia di uno buono. Di un prete. Tu come stai? Non è una situazione facile. Però non è giusto che i preti non possono avere una famiglia, i protestanti ce l'hanno. Già, ma noi siamo cattolici. Scusa, si riforma, no? Siamo nel 2000, c'è il giubileo. Si riforma qua, si riforma là, riformiamo anche... Non credo proprio che ci arriveranno. Comunque grazie lo stesso. Adesso vai, se no fai tardi a scuola. Ciao. Questa notte ti sei alzato, vero? Perché piscevo tu fosse svegliata, eh? Sì, anch'io quando litigo non dormo. Ma figurati, io non litigo con nessuno. Lo dicevano sempre anche mamma e papà quando litigavano. Ma non puoi proprio aiutarla, Rita, così fate pace. Vedi, piccola, io voglio molto bene a Raffaele. Però vedi, ci sono delle cose che un medico proprio non può fare. Quando uno si arrabbia dice un sacco di cattiverie, anch'io faccio così. Davvero? È troppo stretto qui? Fa freddo fuori. Bene, allora, riparati per bene. Allora, tutto a posto? No, ma non l'ho abbottonata bene, vedi? Ma tu non guardi mai, vero? Scusami, fasciolina. Però sei buono. Che puzza! Sono i piatti di ieri. Silvia, cosa si intende per trasformismo? Quando qualcuno cambia idea facilmente, in fretta, come se cambiasse vestito, ecco. Studi? Senti, hai mai regalato ad una ragazza qualcosa da indossare che trovavi eccitante? Sì. E che cos'era? Delle sottovesti, giarrettiere, culotte. Perché? No, così per curiosità. Magari ci sono uomini che si eccitano con cose più strane. Tipo fruste. Tipo questa. No. Ma chi è stato? Goffredo. Dai, è uno scherzo, Silvia. No, era serissimo quando me le date. Ma allora sei a posto? Il vero maschio verace si eccita con la casalinga. Perché mi guardi così? Toglitele subito. Ci sono pure piatti sporchi. Mettila! Ok, io vado. Ciao tesoro, chiuditi il cappotto che fa freddo, eh? Ciao. Hai visto una cartellina gialla? La tua cosa è quella che sta sulla credenza? Ah, sì, grazie. Come mi sta sta cravatta? Come mi sta questa cravatta? Come sta questa cravatta? Bene, sta questa cravatta. Perché sei così nervoso? Oggi c'è la riunione con Marvisi. Dovrebbe essere tutto a posto, ma fin quando non firma io non sono tranquillo. Scaramanzia napoletana. Tuo cognato sarebbe fiero di te. Anch'io sono fiera di te. Anche tu sei fiera di me? Certo, un marito tutto casa e lavoro, ieri sera sei tornato a casa da Marvisi, ma anche oggi sarà la stessa cosa. Beh. Ti telefono più tardi, eh? Giulia? Che c'è?
Sai, anche se non te lo dico spesso, però io ti voglio bene. Lo so. Beh, non mi fai entrare. Perché ti sei arrabbiata? Tanto, te l'ho detto che era lavoro. No, non sono arrabbiata. Sono solo un po' preoccupata. Mi fa piacere, sei arrabbiata, che facevi? Hai rivelato un lato del tuo carattere che io non conoscevo. Un po' perverso, ecco. Sì, ma dobbiamo parlare proprio qui, così. Insomma, io non pensavo avessi fantasie sessuali così strane. Ah, il regalo. Dai, non è così strano. Oh, sì, ma a molte donne piace. Ma che ti sei offesa? No, è che... Allora perché non mi fai entrare per vedere come ti sta? Allora? Ti stai eccitando? Oh, madonna. Io non lo so. Prima non mi fai venire a casa tua perché dici che c'è disordine. E poi mi regali queste. Il messaggio è chiaro. Devo venire a casa tua a passare la cera. No, Silvia, lo sai qual è il problema? È che non sono per te. Ho sbagliato pacchetto e queste sono per mia zia. Pazzia. Ah, vedessi, una cara vecchietta. Vabbè, ma sei un sadico. Così le fai rompere il femore, scusa. Ma dici? Ma sai che non ci avevo pensato? Vabbè, vorrà dire che lo cambierò. Tu intanto apri questo. Beh, ti piace? È bellissimo. Anche se non mi sarebbe dispiaciuto esibirmi come casalinga irrequieta. Beh, allora tutto a posto, no? La prima metà oggi all'atto della firma e l'altra metà in 15 giorni. Beh, direi che a questo punto ce l'abbiamo fatta. Sì, però non contate su di me per i festeggiamenti, perché io ci ho fatto la croce sopra. Sarà. Prego. Salve. Posso offrire qualcosa da bere? No, grazie, sono appena stato al bar. Si accomodi. Grazie. Direi di passare subito ai nostri affari. Ho dato un'ultima occhiata al contratto e mi sembra che sia stato steso alla perfezione. C'è solo un piccolo particolare. Dica pure. Ho saputo che ultimamente le vostre società hanno avuto qualche difficoltà finanziaria. Sciocchezze, è già tutto risolto. Crisi di liquidità, giusto? Gran brutta cosa. Potrebbe mettere in ginocchio anche le imprese più floride. Le ho già detto che è già stato risolto tutto. Certo, la vendita del caffè Vulcano potrebbe darvi qualche soddisfazione. È un affare al quale non potreste rinunciare, ora come ora. Senta, dove vuole arrivare? Non si preoccupi, avvocato. Voglio sempre concludere. Solo che a questo punto la cifra esatta scende a 500 milioni. Cosa? Cioè la metà di quello che avevamo concordato.